Conto alla rovescia per l'inaugurazione della nuova stagione degli Amici della Musica di Sondalo. L'appuntamento è alle 17.15 di domenica al Teatro Sociale di Sondrio per quello che si preannuncia come un vero e proprio evento che di diritto entrerà negli annali della storia degli Amici. Una storia iniziata nel 1963 all'interno del villaggio sanatoriale di Sondalo per volontà di alcuni appassionati, fra cui numerosi medici dell'ospedale. Una storia che Sergio D'Agasso, oggi presidente onorario degli Amici, ha ripercorso in un bel volume corredato di splendide immagini a scandire una serie di stagioni che hanno visto avvicendarsi sulla scena molte orchestre illustri e grandi interpreti del panorama musicale internazionale, soprattutto della musica classica, ma con aperture sul mondo del jazz e della cultura folk, sempre comunque di alto livello. Ma torniamo all'appuntamento di domenica pomeriggio. Non lo chiamo concerto perché è un omaggio. Un omaggio a chi? Un omaggio agli Amici della Musica di Sondalo, che è 60 anni che producono bellezza, concerti e cultura nella nostra provincia. Quindi come festeggiare 60 anni? Abbiamo pensato di fare un concerto spettacolare con oltre 160 persone sul palco, con due cori, un coro di voci bianche, l'orchestra di fiati della Valtellina e l'orchestra Antonio Vivaldi. Festeggiamenti in grande stile nel segno di Tchaikovsky. In programma ci sarà l'Overture 1812 del compositore russo, che è un brano celebrativo, un brano proprio che si presta a questa occasione, e la Quinta Sinfonia di Tchaikovsky, che io amo definire la sinfonia romantica per eccellenza. Tra i due brani ci sarà un concerto per pianoforte che non sappiamo ancora quale sarà, perché sarà proprio il concerto vincitore del concorso pianistico internazionale che si tiene a Morbegno. Al Sociale domenica pomeriggio un maxi schieramento, il coro di voci bianche della scuola Goitre e il coro Musica Viva di Colico diretti da Giorgio Senese, la corale San Pietro al Monte di Civate diretta da Cornelia Dell'Oro e l'orchestra dei Fiati della Valtellina guidata da Lorenzo Della Fonte. La triplice compagine sarà gradita ospite dell'orchestra stabile del teatro, l'Antonio Vivaldi, creatura del maestro Passerini. L'orchestra Antonio Vivaldi vuole essere l'orchestra della provincia di Sondrio, come già ribadito più volte, quindi speriamo che questo sia un primo evento che ci possa in un qualche modo fare riconoscere come una realtà orchestrale della nostra provincia.